Il tema dei commi 421 e 22 è quello legato ai dipendenti delle amministrazioni provinciali. Con questi commi state tentando di risolvere un enorme problema che avete dato ai territori con delle riforme sbagliate, mal orchestrate, mal organizzate e che hanno dato enormi problemi ai territori, già a partire dal decreto Monti che prevedeva la riorganizzazione degli enti provinciali fino alla loro fusione attraverso appunto degli accorpamenti che poi non portò a nulla perché al Senato nell'ultimo anno della passata legislatura il Senato non riuscì a convertire appunto questo lavoro. Da quel momento le istituzioni provinciali sono state lasciate in un limbo senza avere un futuro certo. Ne avete sempre parlato di cancellazione, ma la cancellazione non è avvenuta e adesso è in itinere attraverso la modifica del titolo quinto. Però nella realtà ci sono state le elezioni indirette, che sono stato un altro colpo alla democrazia appunto del Paese. Non avete dato i fondi necessari per coprire le funzioni fondamentali che comunque sono state delegate attraverso la Delrio. Con la Delrio si costruisce un percorso confuso di riorganizzazione dei territori ai quali gli stessi sindaci che sono preposti alla gestione degli enti di area vasta non sono in grado di provvedervi proprio anche in termini economici, perché con questa legge di stabilità avete tagliato loro per l'anno 2015 ulteriore 1 miliardo alle province, un ulteriore 1,2 miliardi agli enti locali comunali, per non parlare poi alle regioni, altri 4 miliardi alle regioni che ovviamente andranno a stornare quei fondi che adesso danno alle province per svolgere le funzioni delegate. Una Babele incredibile che crea solo un risultato, una grande confusione e la mancanza di servizi essenziali per i cittadini che le istituzioni provinciali svolgevano fino a 4 anni fa. Con questo emendamento noi vogliamo sopprimere la cancellazione appunto del 30 e del 50% per le città metropolitane, per le province delle maestranze. Create un percorso affinché queste possano avere un posto di lavoro all'interno sempre delle maglie dello Stato attraverso la ricollocazione o ai ministeri o agli enti pubblici oppure attraverso l'incorporazione nei comuni. Questo è un risultato di una partita sbagliata, è il risultato di una partita confusa, è il risultato di una partita che ha messo in ginocchio i territori. Se volete cancellare l'identità, se volete cancellare i presidi territoriali, questa è la strada giusta, alla quale però la Lega Nord si oppone con fermezza. Grazie.